Trasferta amara per mister Giacomo Modica nella sua Licata. Il Mazzara è uscito sconfitto infatti dallo stadio Dino Liotta, dove domenica pomeriggio si è giocato il match valido per la terza giornata del girone ad eccellenza. 2-1 per i padroni di casa il risultato finale della sfida, indirizzata a favore del Licata con un calcio di rigore dubbio concesso dal direttore di gara a inizio secondo tempo. Per il Mazzara si tratta della prima sconfitta in campionato, proprio nella città dove Modica ha giocato e conquistato la Serie B. Prima vittoria invece per il Licata di mister Simone Pardo, domenica assente per squalifica. Il tecnico dei canarini mazzarese ha dovuto fare a meno ancora degli indisponibili Ocoli e Agate. Turno di riposo per Gargiulo, al suo posto tra i titolari il rientrante Arduino, confermato dall'inizio di Mercurio. La cronaca del match ci porta al settimo minuto, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Licata cerca in aria Palazzo, ma il suo cross è leggermente lungo per il capitano del Mazzara. Al decimo c'è lo svarione difensivo degli ospiti con il portiere Strambi, che poi riesce a mettere una pezza. Manfre non ne approfitta. 5 minuti più tardi è invece pronto e reattivo lo stesso Strambi ad anticipare Manfre dopo un cross in aria dalla sinistra di Iannizzotto. Al 25esimo contropiede dei padroni di casa ancora sull'asse Iannizzotto-Manfre, questa volta l'attaccante licatese non riesce a impattare con il pallone. 2 minuti dopo, altro errore difensivo del Mazzara con Strambi che sbaglia l'appoggio a un compagno, ma per sua fortuna Manfre non riesce ad approfittarne. 1 minuto dopo i canarini mazzaresi si riaffacciano in avanti con il cross di Giacalone, Gomez aggancia e serve Sesai, tiro ribattuto da un difensore, poi arriva Licata che spara alto. Il regista mazzarese ci riprova al 34esimo, questa volta di destro, palla di poco alta. Sul capovolgimento di fronte, Sette Case mette un pallone in aria che per poco non finisce sui piedi del solito Manfre. L'ultima azione del primo tempo arriva al 48esimo, quando Gomez viene anticipato di un soffio da un difensore dopo un bel cross in aria di Tedesco. La ripresa inizia con i botti. Al primo minuto Manfre scatta, entra in aria e cade a terra per un presunto contatto con Palazzo. Per l'arbitro, il signor arcidiacono di Acireale, non ci sono dubbi, è calcio di rigore. A nulla valgono le vibranti proteste dai giocatori del Mazzara. Sul dischetto va Manfre che spiazza Strambi e sigla il gol dell'1-0 per il Licata. Il Mazzara accusa il colpo, i padroni di casa ne approfittano. All'11esimo Iannizzotto punta e supera Arduino, si accentra e lascia partire un tiro a giro dal limite che si insacca sul primo palo della porta difesa da Strambi. 2-0 e notte fonda per gli ospiti, forse un po' sorpreso l'estremo difensore del Mazzara. A questo punto la squadra di mister Modica prova a gettarsi a capofitto in avanti. Al 17esimo ci prova Mzba, ma non trova la porta. Al 24esimo Licata pericoloso con il solito duo Iannizzotto-Manfre ci mette una pezza di mercurio. Il Mazzara si rifà vivo dalle parti di Di Martina al 27esimo, di testa lo grasso non inquadra la porta, e al 29esimo con un colpo di testa di Gomez fuori da due passi. Al 31esimo i padroni di casa vanno vicino alla terza rete con il neo entrato Pavone che supera Strambi e calcia verso la porta avversaria, ma Guie riesce a salvare quasi sulla linea. 3 minuti dopo l'occasione buona per il 3-0 arriva ancora sui piedi di Pavone, che questa volta non inquadra lo specchio della porta. Al 36esimo c'è un calcio di punizione per il Mazzara, Licata batte, Di Martino si rifugia in corner. Poi al 45esimo gli ospiti trovano il gol della bandiera al termine di un'azione prolungata. Il tiro vincente è di Di Mercurio, che approfitta di un batti e ribatti in aria e riapre il match. A questo punto il Mazzara cerca l'impresa, ma nei minuti di recupero non succede nulla di eclatante. Il Licata quindi vince la sua prima partita in campionato e salva forse la panchina a mister Pardo, mentre il Mazzara subisce il primo stop stagionale.